Buongiorno, buongiorno a tutti, gli amici di Gazzetta d'Alba. Siamo qui con il professor Luciano Bertello, a cui non darò del lei perché siamo amici di antica data e siamo qui in occasione di un evento importante che celebra i 10 anni di riconoscimento UNESCO per i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Con Luciano Bertello parleremo di due cose. Mi ha colpito molto nella tua relazione questa mattina il concetto che questo paesaggio è la nostra grande bellezza. E secondariamente, cosa possiamo e siamo chiamati a fare perché questa cosa non cambi, perché continuiamo ad essere titolari di questa grande bellezza. Grazie, Luciano. Grazie a te Beppe, tanto mi fa piacere rivederti. Grande bellezza ma anche una grande ricchezza nostra. Le due cose coincidono perché nel nostro oggi c'è la consapevolezza che il paesaggio non è soltanto un fattore estetico ma è un fattore economico. E quindi questa è la prima considerazione. Da legare al fatto che noi siamo eredi di questa grande ricchezza, di questa grande bellezza su cui ovviamente operiamo perché è un mondo legato al lavoro, ma che raccogliamo da generazioni che ci hanno preceduti, dai nostri avi. E quindi il riconoscimento a queste generazioni che hanno lavorato su queste colline, in tempi in cui non era così facile, in cui la civiltà contadina era irrisa, in cui la fatica era ben superiore a quella di oggi, è doveroso. Cosa fare per mantenerlo? Ci sono le sfide climatiche, ci sono le sfide ovviamente legate ai tempi, però l'importante è mantenere, secondo me, i valori fondanti della civiltà contadina, che sono la sobrietà, che sono il benfare contadino, che sono il rispetto per la terra, per gli altri, per se stessi. Questi secondo me sono i valori che se perdurati sono quelli che garantiranno alle nostre colline e alla nostra bellezza un futuro continuo. Grazie professor Bertello, buona giornata. Grazie Beppe.